Ormai è stato battezzato come cuoco Giuntoli, ormai tutti lo chiamano, lo continuassa Giuntoli, anche i social media manager della Juve ci giocano più su questa cosa qui di Giuntoli cuoco. Perché cuoco? Perché sta cucinando qualcosa di interessante all'interno della continassa col mercato che ha a che fare non soltanto con i centrocampisti, ma anche con altri ruoli, soprattutto la difesa. Occhio perché c'è una novità interessante. Ci arrivano idee molto interessanti per quanto riguarda un ipotetico nuovo scambio. Scopriamo tutto qui su FCM News Sport. Io vi ringrazio perché siamo arrivati a quota 60.000 iscritti. Grazie davvero di cuore, è stato raggiungere questo obiettivo è stato per noi davvero straordinario, quindi grazie davvero tanto. Noi cerchiamo in tutti i modi di tenervi aggiornati in maniera costante, quindi credo che no, non posso che ringraziare appunto voi per il supporto che ci date. Andiamo alla notizia, perché, beh, è uscita fuori una notizia niente male che ha a che fare col mercato Juve. La Juventus sta cercando dei terzini, è uscito fuori il nome di Cancelo, che è una proposta un po' bizzarra, ma attenzione perché c'è un giocatore che si è messo in mostra nell'Europeo, ora è uscito dall'Europeo, ma che gioca in Turchia, principalmente, o meglio, non principalmente, ma precisamente al Fenerbahce. Squadra, nuova squadra di José Mourinho. Attenzione perché si starebbe aprendo uno scenario molto interessante di mercato che vede coinvolta la Juventus su Ferdi Kadioglu, terzino classe 1999 del Fenerbahce, di proprietà del club turco, che ha un valore di mercato sui 20 milioni di euro. Ragazzo che si è messo molto in mostra nell'Europeo di Euro 2024, la Turchia è uscita, lo sappiamo. Giocatore olandese naturalizzato turco, classe come detto 1999, è un terzino molto interessante. Occhio però perché in questa trattativa ci può rientrare McKennie. In che senso ci arriviamo? Intanto partiamo dal ragazzo. Ragazzo molto interessante. Un terzino è nato in Olanda, ma pa da papà turco e da mamma olandese canadese, quindi di fatto un bel mix. Lui è uno di quei giocatori che sembra il classico terzino moderno, ecco, mi dà proprio l'impressione di quel il terzino bravo, tecnico soprattutto, bravo nella fase difensiva, fisicamente ben impostato, ma soprattutto è uno che non disdegna la tecnica, che oggi come oggi nei terzini è fondamentale. È uno di quelli che secondo me potrebbe giocare anche più avanzato, viste le sue qualità tecniche. Un giocatore che ha una buona tecnica di base e ha un buon potenziale perché è ancora un classe 99, quindi secondo me è ancora giovane. Può avere nel campionato italiano un'evoluzione. È una valutazione intorno ai 20 milioni. Secondo varie fonti di mercato si potrebbe creare una dinamica interessante con il Fenerbahce per quanto riguarda McKennie. Perché McKennie era un nome che è stato accostato al Fenerbahce qualche settimana fa, dopo che è saltata la trattativa con l'Aston Villa, è uscito fuori questa notizia dell'interessamento del club turco, soprattutto grazie a José Mourinho, che è uno che lo ha sempre apprezzato. Ed è per questo che la Juventus potrebbe intavolare una trattativa con un altro scambio, approfittare ancora una volta di uno scambio per questo tipo di ragazzo. È un terzino che potrebbe alternarsi, diciamo, gioca a destra, a volte ha giocato anche a sinistra, potrebbe alternarsi con Danilo, ogni tanto può giocare anche a sinistra, come detto, ha delle caratteristiche che a me personalmente piacciono, cioè credo che sia un ragazzo che lo rendono importante, tra l'altro è considerato una sorta di jolly perché gioca veramente ovunque ed è un ragazzo su cui francamente io un investimento lo farei. Addirittura alle volte ha giocato anche da centrale, non difensivo ma sì difensivo ma anche a centrocampo. Questo per farvi capire il piede che ha questo ragazzo. Terzino destro ma che ama giocare anche a sinistra. E questa è una roba che è molto interessante, nel senso che non è da sottovalutare. Lui è un piede destro, quindi ama partire da destra ma anche a sinistra. È il classico terzino che se va a sinistra ama rientrare alla Cambiaso, se poi ci pensiamo, e mettere il pallone col destro. Perché è tecnico, è veramente molto tecnico ed è un ragazzo che mi piace molto. Lo scambio secco, McKennie, Kadioglu è uno di quegli scambi che sarebbe un altro affare alla Giuntoli. Cioè, se riuscisse la Juventus a mettere assieme
E davvero questo colpo sarebbe un gran bel colpo. È un terzino che però in fase difensiva è ben strutturato, ma soffre un po' nelle palle alte. Questo è dovuto al fatto che è alto 1,74, quindi non è esattamente un colosso da un punto di vista difensivo, da un punto di vista fisico, ma è ben strutturato, quindi nel contrasto, nell'uno contro uno, è difficile da superare, anche se si trova di fronte il ragazzone di 1,90, comunque lui, nonostante la statura un po' più esile, comunque è uno che fisicamente c'è. Nei contrasti aerei, occhio, perché qualche piccola defiance ci può stare, ripeto, 1,74 non è esattamente Michael Jordan, ecco, diciamo così. È un calciatore che potrebbe essere inserito nello scenario con questo McKenny, in virtù del fatto che settimane fa Mourinho aveva provato già settimane fa a inserire questo ragazzo, o meglio McKenny, in una trattativa. Quando è saltata la famosa vicenda di Douglas Lewis, che prevedeva lo scambio con Ealing e con McKenny cosa fa? Chiede di più, aumenta le pretese e salta tutto. Quindi McKenny rimane alla Juve. Ed è un po', sembra quello che è successo l'anno scorso, cioè uno che doveva partire assolutamente perché è andato a Leeds, ovviamente spera nella salvezza di Leeds, così scatta l'obbligo e se ne va, ed invece rimane. Molti dicono rimane perché piace ad Allegri, può fare più ruoli, sì, ma anche perché non si va a realizzare quell'idea, diciamo, economica che si era creata. Per cui lui ha saputo ritagliarsi un po' di spazio con Allegri, che l'ha messo in varie posizioni, è stato, diciamo, forse anche un po' la salvezza, visto quello che è successo con Fagioli prima e con Pogba dopo. Ma questa stagione è stata troppo pompata, cioè abbiamo sentito nei suoi confronti degli elogi, secondo me, esorbitanti. Cioè, sì, è rinato, miglior centrocampista della Juventus. No, cioè, no. Uno che fa zero gol, un centrocampista fa zero gol, e pur sempre un centrocampista fa zero gol. Tra l'altro, mentre Mourinho sembra un suo estimatore, dall'altro lato c'è un Thiago Motta che non sembra esattamente uno che, come dire, che ha fatto salti di gioia nel sapere che c'era McKennie nella sua rosa. Per cui vedremo. Tra l'altro lui ha detto delle robe interessanti nell'ultimo periodo. Aveva detto, sapevo che sarebbe stato impegnativo il passaggio alla Leeds, ma quando poi sono tornato alla Juve non mi sono trovato neanche lo spogliatoio. Sono parole di qualche settimana fa. Ha detto, wow, sono stato via 6 mesi, torno e mi trattano così. Mi trattate così, allora vi faccio vedere io cosa sono in grado di fare. E fa una buona stagione. Sì, ma anche lì, che questa stagione della vita, una buona stagione da 6, non di più. Per cui secondo me uno scambio del genere sarebbe uno scambio strepitoso. Personalmente credo che possa essere uno scambio consigliato da 10. Vedremo se sarà poi realizzabile. In casa Juve si è parlato anche di Cancelo come terzino. È chiaro che se mi si paragona Cancelo a Kadioglu, io prendo sempre Cancelo. Però se si trova una soluzione con uno scambio per un giocatore che devi comunque vendere, perché McKennie va venduto entro l'estate, a questo punto allora forse è quella di Kadioglu, che avrebbe un ingaggio sicuramente molto più basso del buon João Cancelo. Allora potrebbe essere un'idea. È un'idea di cui si sta parlando, non è facilissima, più che altro perché poi a quel punto McKennie deve trovare l'accordo col Fenerbahce. Vediamo se lo trova, ormai dipende tutto da lui. Speriamo bene, staremo a vedere. Nei prossimi giorni vi aggiorneremo qui su Facciamo News Sport.